Ciao a tutti, oggi nuovo video, è un video di abbigliamento, questa volta con i saldi, visto che finalmente sono iniziati. Purtroppo non ho avuto ancora tempo di farmi il mio bel giro in tutti i miei bei negozietti che mi piacciono e quindi è stato soltanto un piccolo acquisto, ma il giro, diciamo, degli acquisti folli verrà poi, mi sa, se verrà, perché in realtà sono molto molto incasinata con il lavoro. E poi finalmente si parte, si va in ferie e quindi non lo so, ecco, se riuscirò a fare un bel giro quest'anno, perché poi ci sono anche un po' di problemi in famiglia e non è un momento troppo sereno, diciamo così, per cui lo shopping è passato in secondo piano. Queste cose le ho prese perché un pomeriggio mi sono concessa proprio un momento di svago, di relax, e io e mia mamma siamo andati in uno dei soliti negozietti cinesi dove andiamo sempre io e lei e quindi abbiamo comprato un po' di cosine. Ovviamente, come lo scorso video, bene o male tutto total black. Cacchio, mi sono resa conto che davvero sto comprando tutte cose nere, mi girano un po' le scatole, però vabbè, insomma, così. Quindi, secondo video della serie All Total Black, sono stanca morta, mi è arrivato il ciclo, mannaggia, mancava pure quello, sono veramente distrutta, il lavoro è un po' pesantino in quest'ultimo periodo, poi l'estate io la soffro particolarmente. In più, ripeto, c'è stato questi problemi familiari in corso che spero si risolvano presto, perché fanno stare tutti male, preoccupati, in tensione. Quindi oggi, anche se sono molto stanca e un po' addormentata, devo dire la verità, mi volevo concedere questo video anche appunto per rilassarmi un pochettino, io per svagarmi, per allontanare la mente dalle cose brutte e invece pensare un po' alle cose futili come appunto lo shopping e i vestiti. E quindi niente, giriamo un po' questo video. Allora, appunto, bando alle ciance, che tanto voi non vi frega nulla di nulla, vi faccio vedere subito quello che ho acquistato. In particolare sono due negozietti, sono cose che potete trovare anche, perché le ho viste, su vari siti di abbigliamento o comunque siti cinesi. Che spediscono appunto in tempi lunghi, quindi alcune cose io preferisco prima di tutto provarle e poi magari avere l'opportunità di prenderle subito, averle subito piuttosto che aspettare anni. Allora niente, iniziamo. Vi faccio vedere un po' di cosettine. Allora, partiamo subito con gli orecchini. Ho preso un paio di orecchini senza colore perché comunque sempre per il lavoro posso mettere oro, argento, legno, pietra, ma non cose colorate. Quindi sono andata su un paio di orecchini molto semplici con pietra bianca e montatura in argento, color argento. Costavano 7,90 euro, che è veramente una sbadilata, e li ho pagati 2,90 euro. Anzi, me li metto su subito, che così vediamo anche come mi stanno. E questi sono appunto gli orecchini, quindi molto semplici ma carini. Carini, mi piacciono. Era un po' che li volevo con la pietra bianca così perché sono abbastanza neutri e vanno sempre bene. Anche meno elegante li avrei voluti, ma insomma, questi ho trovato, quindi va bene così. Poi ho preso una gonna pantalone, in realtà. Questa sembra un po' da tennista. Quando l'ho provata mi sentivo un po' veramente una tennista, però vabbè. Costavano molto poco, costavano 5,50 euro, sconto del 50%, e quindi li ho acquistati. E sono, dov'è, davanti e dietro, così. Sono fatti così. Ovviamente questa è una L, perché
per dirci. Sembra una cintura, visto così sembrano veramente corti, ma in realtà poi indossati non lo sono. Comunque poi a fine video vi faccio vedere anche tutto indossato, che così avete un'idea delle cose anche come sono indossate. Sembra una gonnellina, ma se alziamo un po' questa parte noterete che qua praticamente è chiuso, cioè è un pantaloncino. Non so se si riuscirà a vedere. Pantaloncino un po' largo, nel senso che comunque se, è più una gonna, perché se non si sta attenti comunque si vede sotto tutto, quindi cioè, bisogna munirsi di qualcosa di adeguato sotto, perché insomma è più, cioè, è svolazzante come una gonna, non è ben chiuso sotto, quindi ecco così. Ovviamente neri, però almeno anche al lavoro posso mettermeli, anche se sono appunto cortini, bisogna vedere, insomma, bilanciare, equilibrare le cose, quindi magari metterlo, ma sì, anche se è corto me lo metto, vi faccio vedere cosa ho messo poi l'altro giorno. Fortunatamente almeno in questo non c'è limite, quindi comunque ovvio non posso andare in costume, ci mancherebbe anche, però una cosa così non è esageratamente corta e non è volgare, ecco, l'importante è quello, penso io. E questa è una cosa, dove la butto? Qua. Poi ho preso, ma però comunque mi sembra che mi manchi qualcosa. Ah beh, certo, ce li indosso, che stupida. Niente, prima vi faccio vedere quello che ho nel sacchetto. Ho preso un'altra gonna, una gonna lunga, ovviamente nera. Di queste gonne qua lunghe, allora, mi piacciono, non le porto tantissimo perché io sono per la praticità ed estate è veramente caldo, quindi comunque avere una cosa lunga che ti copre tutte le gambe, però fa figo, cioè sono belle. Non avevo ancora trovata una che mi piacesse, che mi stesse anche bene, perché il rischio a volte è che o vai giù dritta come un palo, oppure se sono quelle un po' più larghe, un po' più arricciate, di diventare una campana, tipo. E, insomma, ne avevo provate diverse anche l'anno scorso, perché comunque è un capo che andava molto anche l'anno scorso. Ne avevo acquistati di altri colori, ma nera no. Quest'anno l'ho acquistata nera, anche appunto mettendo sempre in conto la questione lavoro. E devo dire che questo modello mi piace anche parecchio. Inoltre, la parte sotto, allora, cerco di farvi vedere come tessuto, un po' trasparente, vedete? Però sotto ovviamente ha la base, la gonna sotto, più spessa, in modo che non si veda tutto. E la parte appunto sotto è abbastanza lunga, quindi non è di quelle gonne che hanno la mini, che si vede sotto e poi completamente trasparente, che non mi piace, perché comunque non è portabile, vuol dire sotto dover mettere qualcos'altro. Ha la gonna sotto che arriva bene o male a sopra il ginocchio, diciamo così, sì, sopra il ginocchio, quindi perfetta. La lunghezza è ideale per portarla sia a vita bassa, anche se a vita bassa ovviamente è un po', risulta un po' lunghina, sia stranamente a vita alta, che è una cosa che sto iniziando ad apprezzare in questo momento. Prima, poi dipende quale capo a vita alta, perché se è un capo molto aderente, no, perché io ho purtroppo il problema della pancetta, cioè proprio da quando sono piccola io ho perennemente la pancia, ok? Quindi alcune cose a vita alta mi stanno bene se sono un po' comunque larghe, che non fasciano troppo la zona fianchi, altrimenti mi stanno di merda. E quindi ho rischiato e ho detto, ma sì, mi piace. Stessa cosa per i pantaloni che ho su, che adesso vi mostro perché ce li ho su. La gonna, dopo ve la farò vedere indossata, comunque bella lunga, e l'ho indossata con questo top, che è un crop top. Finalmente mi sono data anch'io ai crop top, giro così vi mostro come è fatto. Devo dire che non mi dispiace. Allora, l'effetto poi con la gonna è come questo, perché questi pantaloni, anche questi li indosso in questo momento a vita alta, lasciate stare che appunto ho il ciclo, quindi ho un po' di pancettina, c'è sempre quella comunque, quindi mi devo rassegnare. Devo dire che l'effetto crop top, che avevo sempre snobbato perché comunque ritenevo di non avere il fisico adatto, se messo con qualcosa a vita alta invece mi piace.
non mi dispiace per nulla. Ovviamente non metterei mai una cosa così corta con la pancia totalmente di fuori. Punto primo, ripeto, perché ho la pancia, e punto secondo, perché non mi piace proprio l'effetto e trovo volgare. Così invece è molto elegantino, devo dire. Quindi al lavoro ho messo proprio questo crop top con proprio queste due collane, con la gonna lunga, proprio così, e le Birkenstock. Comunque poi ve lo indosso così vedete proprio com'era l'outfit. Che devo dire mi è piaciuto moltissimo, mi sentivo elegante ma libera e tranquilla allo stesso tempo. Poi sono andata in pausa, sono andata a mangiare, ho mangiato come un maiale e sono rientrata dalla pausa, primo con un sonno allucinante e secondo con una bogia allucinante. Vabbè, dettagli. Comunque davvero mi è piaciuta molto e pagata veramente una stupidaggine, il cartellino l'ho tolto, adesso vediamo se c'è lo scontrino dentro. Allora, €10 e qualcosa, €10,40. Sì, erano 5,50 quelle di prima. 10,40 questa. Ora vi faccio vedere anche i pantaloni. Mi sono convertita anche da un altro punto di vista perché ho preso quei pantaloni che vi li faccio vedere, praticamente me li tolgo. Quei pantaloni che vanno di moda adesso, che sono che arrivano, diciamo, a metà stinco, cioè sotto il ginocchio, un po' larghi così. Allora, ho sempre pensato che mi stessero di merda perché sono un taglio un po' particolare, quindi o hai il fisico giusto per poterli portare o è rischioso. Però li ho visti indosso tante persone. Allora, vanno di moda, quindi quando una cosa va di moda, anche se sei uno scrofano e non ti stanno per niente bene a certe cose, c'è la gente che si fissa e magari se le piglia lo stesso perché vanno di moda. Io non sono tanto così, cioè nel senso se una cosa non mi piace e penso che non mi stia bene, anche se va di moda non me la metto e non la compro. Quindi ho detto no, sicuramente non mi stanno bene, non mi stanno bene, non mi stanno bene, non mi piacciono sti cosi, no. Per scherzo, per gioco, ho detto ma sì, proviamo. Costavano €10 e qualcosa, sì. E quindi ho detto proviamo. Mi sono piaciuti. Ho detto, ma sì, anche al lavoro per cambiare è una cosa un po' diversa. Magari ad andarci in giro, cioè ad uscirci o la sera, no, perché forse non è proprio il capo che mi fa sentire proprio più a mio agio. Però assolutamente promossi per il lavoro, per il prezzo, per la comodità e praticità comunque, perché sono comunque carini. Allora, sono fatti così, hanno le due taschine davanti, qui, ok, con l'elastico, una lunghezza che poi vedrete quando li indosso, belli morbidi, pagati appunto €10, e mi piacciono, devo dire. Li porto vita alta. Quindi stesso effetto della gonna di prima, sempre col crop top che sta bene. E devo dire che è l'abbinata che... l'abbinata, sì, la combo che mi piace di più. Mi piace di più portarlo con questo crop top e a vita alta, perché a vita bassa stanno male, mi fanno larga, ovviamente, perché sono già larghi loro che vanno giù un po' così. Larghi, se li porto sui fianchi, che sono il punto più ampio del corpo. Mi ingrossano da morire, sta veramente male e non insomma, non mi piace. E quindi preferisco portarli a vita alta. L'unico problema è che l'unico crop top che ho è questo. E quindi dovrò adeguarmi e magari buttarmi su qualche altro colore in modo che sia la gonna nera che questo qui, quando non vado al lavoro, posso anche abbinarli ad altro, perché sennò è un po' limitante come abbinamento, però magari sperimento e vedo, magari trovo qualcos'altro con cui stanno bene. Per ora diciamo che è così. Allora, quindi niente, sono fatti così, poi dopo li vedrete indossati. Oggi li ho messi con i tacchi,
E devo dire che non mi dispiace per nulla anche l'effetto col tacco elegante, sta davvero molto 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 bene. Quindi promossi anche questi per il prezzo poi. Il crop top promosso anche lui, pagato 7 euro se non sbaglio, sì, c'era di diversi colori ma ovviamente sono andata sul nero e anche diversi modelli, ce n'era uno, questo vabbè classico all'americana, ho dovuto comprare, sono andata da Ted Zenith, so che ci sono anche su diversi siti appunto cinesi quello che è. Però non avevo né voglia né tempo di aspettare un mese perché mi arrivasse un cavolo di cosino da mettere dietro il reggiseno per stringere le spalline, evitare che si vedano sia davanti che qua dietro praticamente. Quindi si incrocia qua dietro, è fatto a cuoricino ed è fatto appunto apposta per questo tipo di canotte. La confezione ne ha dentro tre. Uno nero, uno bianco e uno trasparente, sì. E l'ho pagata a 1,90 euro da Ted Zenith, appunto. Ho detto, ascolta, per quello che costa me lo prendo subito perché il giorno dopo avevo intenzione di mettere questo top e non mi piaceva proprio il fatto che avesse la spallina del reggiseno in evidenza, per cui ho detto, ma sì, dai, compro sto coso. E devo dire che effettivamente funziona, è comodo. E sta molto meglio così piuttosto che con la spallina, devo dire. Il crop top mi piace. Magari cercherò altri modelli, altri colori, vedremo. Per ora promosso questo. Poi, altra cosa figa, 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 figa. È già indossata al lavoro domenica. Ho detto, ma sì, dai, me la metto. E questa tutina nera. Eccola qui, bella, 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 è fatta tutta in pizzo, cioè, neanche in pizzo, è un macramè, devo chiedere a mia mamma perché io queste cose non sono molto pratica, i nomi dei tessuti, delle cose, le lavorazioni sartoriali, lei già, essendo sarta, ne sa di più, e invece io no. Comunque, fatto così. Con la culisse in vita e fatto a pantaloncino. Bello, bello, bello. Bellissimo. Mi è piaciuta subito. Sul manichino, cioè sul manichino, sull'appendino stava anche meglio che su di me. Perché risulta, vedendola così, un po' larga e morbida. Mentre poi in realtà indossata è molto aderente. Poi si sa, i cinesi fanno queste cacchio di taglie uniche. Quindi non è che c'è molta scelta, o ci stai o ci stai. E ci sono stata, non è proprio l'effetto morbido che potrebbe sembrare a vederla così, per cui anche per questo poi ve l'indosso che così vedete bene com'è. E questa pagata 14, vediamo, allora sì, 14,30 la tutina, 5,50 il pantagonna, 10,40 e 10,30 la gonna e i pantaloni, 2,90 gli orecchini e altra cosina, dulcis in fundo, anzi no, non è finita. Allora, ultime tre cose, lascio per ultime i due top. Vi mostro un paio di scarpe che... scusate. Vi mostro un po' di scarpe che sono proprio senza infamia, senza lode. Sono un paio di stringate che io uso spesso al lavoro, sia d'inverno che mezza stagione, soprattutto mezza stagione perché d'inverno vado di stivali. Mezza stagione appunto uso magari le stringate, d'estate sandali e ciabatte. Comunque le ho viste, erano in saldo, costavano poco e sono lo stesso modello di quelle che già ho, che hanno però. Vi faccio vedere, comunque è una stringata classica, un po' maschile. Quelli che ho hanno la suola marrone, cioè in legno, in cuoio, come si chiama? Comunque marrone, mentre queste sono tutte nere, quindi per il lavoro vanno ancora meglio. Inoltre, quelle che ho ormai da più di un anno, hanno iniziato a rovinarsi. La suola praticamente si è consumata. Si vede, sì, io cammino un po' storta, si vede. E quindi se le scarpe sono quello che sono,
si consuma la suola e qua questa parte qua praticamente è tutta liscia. E inoltre, insomma, sono ancora intatte, ma comunque si vede che sono state portate, ok? Io quando una cosa mi piace, mi trovo bene, ho il terrore di rimanere senza, perché se mi piace una cosa, un modello, voglio quello, come con i miei bikers, che purtroppo non ho mai più trovato lo stesso modello che avevo, si sono distrutti proprio completamente, sono andati a pezzi, si è staccata la suola sia davanti che dietro, perdevano proprio i pezzi. Non li ho ancora buttati perché mi piange il cuore, quindi sono ancora nella loro scatola, però ho dovuto trovare un'alternativa. Ho preso la cosa che gli assomigliava di più, ma che non sono esattamente uguali, quindi mi girano, però sono contenta di aver trovato una cosa simile. Quelli però, purtroppo, identici non li ho più trovati ed era comunque un modello che mi piaceva e che preferivo rispetto a tutti quegli altri che ho visto. Stessa cosa vale per altre cose, c'è anche un altro paio di sandali neri bellissimi, a listini incrociati che avevo preso ancora anni fa, che poverini si stanno sfasciando anche loro, sono preoccupata, infatti tipo non li voglio mettere perché ho paura di rovinarli, di dargli la botta finale che mi ammazza e siccome anche in quel caso non riesco più a ritrovarli uguali, sono preoccupata. Per portarmi avanti questa volta, anche se loro sono ancora intatte, e anche se in questo momento non mi servivano, visto che erano in offerta ed è così che si fanno gli affari e che bisogna approfittare dei saldi, ho deciso di acquistarle comunque, in previsione appunto del fatto che prima o poi magari le altre potrebbero abbandonarmi e quindi ho queste di scorta. Di scorta e da comunque altalenare. Poi queste sono un po' più pesantine proprio come pelle, come tessuto, mentre quelle altre sono un po' più leggerine, quindi ho anche, diciamo, la stagione magari un po' più pesante e quella più estiva, leggera, la versione più estiva. E niente, quindi acquistati. Prezzo 16 euro, sì, che comunque per una scarpa chiusa stringata ci sta. Mi sembrano anche comunque ben fatte. La suola mi sembra resistente, certo anche l'altra all'inizio lo era, poi. E il fatto che comunque sono tutte nere mi permette anche lavorativamente parlando di poterle sfruttare appieno. Poi, altro paio di scarpe, questa volta sono proprio, cioè, sono stupende. L'unica cosa che fanno male, perché le ho messe oggi al lavoro e ho resistito 4 ore, dopodiché ho dovuto toglierle. Cioè, sono troppo fighi. Sono fighissimi. Anche questi ve li farò vedere indossati in modo che potete capire meglio come sono fatti. Però veramente belli, 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 belli. Stupendi, mi piacciono un sacco. Sono veramente belli. Anche indosso stanno benissimo. L'unica cosa appunto è che come tutte le scarpe col tacco, anche se hanno il tacco grosso, io dopo una certa non gliela faccio. Poi sono un 38, io ho il 38. A me non piace quando il sandalo, quando le dita escono fuori, spuntano fuori dal sandalo, è una cosa che veramente mi fa rabbrividire, cioè su di me, ma proprio anche quando lo vedo sugli altri, è una cosa che non mi piace. Il problema è che ovviamente essendo comunque un sandalo aperto, il piede mi scivola, e poi io ho il piede magro, il piede mi scivola, quindi durante la giornata mi è scivolato, mi uscivano le dita e qua c'era mezzo coso, come si dice, il mezzo tallone libero perché il piede era scivolato ed è un effetto che non mi piace. Quindi devo trovare una soluzione, anzi se voi avete provato qualcuna di quelle suolette, di quelle cose per non far scivolare i piedi, ok, che vi è sembrato utile, comodo, magari consigliatemi perché se no al lavoro non riesco a portarle. Comunque belle, belle, belle. Queste pagate, la cosa che ovviamente ho pagato di più, ma era anche l'ultimo paio col mio numero, quindi non potevo lasciarle lì, pagate 18 euro. Bello, 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 bello. Dulcis in fondo, ultima cosa.
Zainetto, bello. Mi sento molto una scolaretta quando indosso il mio zainetto, però mi piace tanto. Veramente ben fatto, comodo. Ha una cerniera sul retro, la cerniera con la taschina davanti. Ecco qui, la cerniera è qui. E all'interno ha un'altra cerniera e due scomparti dove di solito io infilo le sigarette, il cellulare, quelle cose lì. Insomma, è abbastanza capiente, non pensavo. Vabbè, c'è dentro, non vi interessa cosa c'è dentro, immagino. Comunque, davvero, davvero carino. Mi è piaciuto un sacco. L'avevo già addocchiato un po' tempo fa. Ma costava 30 euro, 26 euro. Sì, 26. E mi sembrava uno sproposito, anche perché, cioè, comunque, boh, non è di marca. Sì, è un zainetto, però cacchio. Hanno aumentato davvero i prezzi in generale. Quindi, non lo so, non ero convinta. E poi quando è che lo metterò, lo userò. Sì, no, boh, era troppo. Cioè, io manco per una borsa spenderei quei soldi. Per cui ero indecisa. Alla fine l'ho trovato con i saldi, per cui ho detto: non posso lasciarlo qua, anche perché ne era rimasto uno. La prima volta che li ho visti c'era tutta la fila piena. Sono tornata questa volta, ce n'era uno e costava 16,90. Quindi al posto che 26,90, 16,90, un 10 euro di sconto, che non è per niente male. Se avessi aspettato e non l'avessi preso, sono sicura che non l'avrei più trovato. E per cui ho detto: ma io me lo piglio e vaffanculo. E quindi l'ho acquistato. E niente, ha anche la taschina qui laterale. Qui. E anche di qui. E niente, mi piace un sacco. Sono molto contenta del mio zainetto. E questo è tutto. Questi sono tutti gli acquisti. Che caldo. Adesso sposto questo e cerco di sistemare ovviamente il tutto per farvi vedere gli outfit, quindi cioè i vestiti indossati. Portate pazienza perché purtroppo sono comunque ancora qui a casa mia. Nell'arco di qualche mese dovrebbero esserci dei cambiamenti, però non vi anticipo nulla perché non sono certa neppure io, per cui per ora la mia camera è ancora questa, la mia postazione è ancora questa. E la possibilità che ho è questa, quindi vedrete comunque ancora il mio armadio, il mio casino e mi arrangio, insomma, come al solito. E niente, vi lascio ai vestiti indossati. Ok, e questo era tutto. Io spero che i vestiti che ho acquistato, tutte le cosine che ho acquistato, vi siano piaciute. So che appunto è un po' monotono perché è tutto nero, però prometto che insomma mi impegnerò ad acquistare qualcosa di più colorato. Comunque il nero ci sta benissimo, comunque si può benissimo pensare di abbinarlo cioè le cose che ho preso abbinate anche a delle cose colorate, quindi un capo nero, magari un capo sotto, un capo sopra nero. E l'altro colorato, insomma. Vi farò vedere il mio outfit con la maglietta con le banane che avevo preso l'anno scorso, che mi piace un sacco. Quindi questi pantaloni con la maglietta con le banane sono un bel outfit anche quello, mi piace. Vabbè, niente, non c'entro un cazzo. Quindi spero appunto che le cosine vi siano piaciute. Io spero di riuscire ad avere il tempo, la gioia, la pace di andare a fare ancora un po' di acquistini, perché comunque so che lavoro in un centro commerciale, quindi ho tutto lì, ma proprio perché ho tutto lì sempre, tutti i giorni, quando esco voglio scappare a casa, non ho voglia di andare a vedere altri negozi. E ad agosto non so cosa troverò, ma anche l'anno scorso era andata a finire così alla fine, eh. Ero riuscita ad andare a vedere i saldi all'ultimo proprio, quindi non c'era più un cavolo. Vabbè, niente, meglio risparmiamo perché tanto l'armadio è pieno, non ci sta più niente. E anzi, prossimamente vi farò il video comunque sul mio casino qua in parte, sul mio armadio, che ho cercato di mettere un po' in ordine, però è piccolo, dai, è piccolo, ragazze, cioè, voi lo sapete, è piccolo. Ci vorrebbe un armadio più grande. E niente, questo è tutto. Alla prossima, un bacione.
Piccola parentesi, visto che ci siamo, vi mostro anche il trucco di oggi che ho fatto stamattina, quindi non è più precisissimo, però vabbè. Questo è il trucco. Visto che non ho più occasioni, cavolo, di parlarvi di make-up, almeno mostrarvi come sono truccata è doveroso, è il minimo, no? Almeno quello. E niente, è un po' sbavicchiato, però vabbè. Ovviamente realizzato tutto con prodotti MAC. Il rossetto è bellissimo, è il primo che io ho acquistato ed è il famoso, come si chiama qui su questi canali, FOF, o più precisamente Flat of Fabulous. Ed è questo fucsia violaceo retro matte, bello, 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 bello. Bellissimo. Sugli occhi invece ho coppering su tutta la palpebra mobile, nylon all'angolo interno e leggermente sotto l'arcata sopraccigliare. Nella piega ho sfumato un viola che non ricordo come si chiami e un marrone caldo che mi sembra fosse Embark con il mio amato Deep Damson, che è invece un borgogna scuro, quindi sempre un violaceo molto molto scuro, quindi alleggerito un pochettino con questo marrone per non essere così viola, e devo dire che non mi dispiace. E poi ovviamente eyeliner nero tutto spiano. Sotto ho sfumato ancora questo marrone Deep Damson, sempre coppering, e invece la parte iniziale un dorato che adesso ormai non si vede più perché sono passate delle ore, quindi non si vede più, comunque dell'oro. E niente, insomma, poi vabbè, come base Studio Fix Fluid, sì, un mix di colore perché adesso comunque sono leggermente abbronzata rispetto a quest'inverno. E vabbè, blush, terra, eccetera, eccetera, insomma, matita sopracciglia, la Lingering, che secondo me è la migliore, anche Tapered non mi dispiace, però la Lingering è quella che preferisco, e niente, e questo è tutto. Io spero che trucco, outfit, acquisti, tutto quanto vi piaccia, e al prossimo video, un bacione! Allora, questo è il top con i pantaloni che vanno appunto tanto di moda ora portati appunto come vi dicevo a vita alta perché se no non mi piacciono come effetto, mentre così ci sta. Non so se riesco a farvi vedere dove arrivano. Adesso vabbè, ho sulle Birkenstock e devo dire che anche con le Birkenstock non mi dispiace come effetto. Vi mostro come stanno con i tacchi. Si vedono? Un po' storta, però almeno si vede. E devo dire che veramente è carino l'effetto così. Adesso appunto lasciate perdere la boggia, però non mi dispiace per nulla. Il sandalo è fighissimo. Ecco, ovviamente per il lavoro dopo un po' è importabile, cioè io soffro tantissimo di mal di piedi, per cui ho dovuto rinunciarci dopo non troppe ore, però mi piacciono veramente molto. E niente, e questo è. Sono belle. Ecco, l'unica pecca che mi scivola un po' in giù il piede, per cui magari dietro si vede un po', vabbè, tac. E devo dire che appunto con l'outfit così, col pantalone, non mi dispiace per nulla, ciao. E niente.
questo è invece l'effetto con la gonna. È bella, mi piace molto e mi piace appunto portata così a vita alta col crop top, perché se si mette a vita bassa secondo me è un po' troppo pomposa, invece così ci sta, mi piace. Ovviamente ho le Birkenstock, molto più comodi dei tacchi, però comunque è lo stesso, un outfit elegante, carino, mi piace molto. Peccato che cazzarola non riesco a farvi vedere insomma la figura intera, prima o poi, portate pazienza, ce la faremo a trovare un posto dove girare questi cavolo di video. E niente, poi il problema più che altro è che non so dove anche posizionare la videocamera. Quindi la postazione è lì e è l'unico modo per riprendere qua. Le ho provate un po' tutte, non credete. E niente, vabbè, comunque così. Prima della tutina, zainetto. Ta-ta-ta, eccolo qui. Bellissimo. Mi piace molto. Bello. Questa invece è la tutina, e come vedete non è così larga come ovviamente sembrava non indossata. Indossata è appunto piuttosto stretta in questa zona, poco cadente, poco morbida, è abbastanza fasciante, non troppo. Mi piace il fatto che comunque rimanga larga sulla gamba e che la parte, diciamo, nera coprente sia più corta rispetto alla parte in pizzo, in modo che insomma si vedano i due strati. Mi piace il fatto che non ci sia rimborso, anche se forse leggermente un pelino sarebbe stato meglio, perché così la parte della culisse che dovrebbe essere in vita è un po' altina. Io ho il busto comunque lungo, quindi sarebbe stato meglio se fosse stato un po' più giù, però se tiro giù ovviamente poi è corto sopra, quindi va bene così. E qui vabbè c'è un po' una cucitura che fa un po' un difettino, spara un po' in fuori, mi fa i fianchi ancora più larghi, però a parte tutto ciò mi piace. E niente, questa qui dietro, vabbè, ho lasciato su il reggiseno ancora incrociato in modo da potervi far vedere il gancino di cui vi parlavo, che vi dicevo prima, che è fatto appunto così a cuoricino, si mette in questo modo e quindi poi stringe le spalline del reggiseno in modo che con la canottiera o il crop top come prima non si vedano. In questo caso ovviamente andavano portate normali, non sono stata lì a toglierlo, ho lasciato apposta così per farvi vedere come è. E questo è l'effetto appunto della tutina, devo dire che mi piace molto. Ci sta, no? Carina, non mi sta male, cioè non mi sta bene, sì, mi sta. Per finire, questo è il pantaloncino, magari stacchiamo l'etichetta. L'ho messo con la canottiera che vi dicevo, con le banane. Non è proprio l'outfit che intendevo, ve ne farò vedere altri con questa maglia, però comunque siccome col crop top non sta bene assolutamente, perché fa davvero effetto tennista, è meglio metterlo con qualcosa di lungo, questa, perché è già corta la maglia, se no veramente sta male. È già corta la maglia, è già corta la gonna, vabbè, avete capito. Bisognerebbe dargli una stirata, però vabbè. Qua vedete, fatto a pantaloncino, però si copre e quindi così non si capisce bene che cosa è, se è una gonna o un pantaloncino. Fa un po' puff sul sedere, meglio visto col sedere piatto. E questo è l'effetto carino. E allora, adesso ho messo questo perché ce l'avevo in giro, quindi un po' a caso. Però anche così non mi dispiace, diciamo. Easy.
E niente, era l'ultima cosa che volevo farvi vedere. Ok, vi ho mostrato tutto, spero che le cose vi piacciono e ciao ciao!